Agricoltura 4.0, di che stiamo parlando? Se ci vedesse Leonardo da Vinci fare quello che noi facciamo oggi, ci sputerebbe in mano. Per produrre questo abbiamo bisogno di tanta acqua e tanto petrolio. Perché di fatto quello che noi facciamo oggi è produrre una chilocaloria alimentare utilizzando, bene che vada, 10 chilocalorie di idrocarburi. Perché questa è l'agricoltura 4.0. Quella che in qualche maniera ci hanno convinto a essere la migliore soluzione possibile. Ma che è la migliore soluzione possibile per fare il denaro, ma non è la migliore soluzione possibile per far vivere questo luogo o questo pianeta. Ciao amici del bosco, Alessandro Ronca ci parla dell'agricoltura del futuro. Il settore produttivo più importante, quello che si occupa della produzione del nostro cibo, è organizzato in maniera poco ragionevole, anzi, per dirla in maniera più diretta, è proprio folle. Coltivando tu misuri esattamente lo sforzo che fai nell'ottenere quel risultato. E se questo sforzo, invece di farlo manualmente, lo deleghi a una macchina e occupandomi di energia, per me è stato fare uno più uno, collegare questa immane forza energetica che viene utilizzata nell'agricoltura moderna, perché ormai non c'è neanche due agricolture, ormai l'industria è un'industria agroalimentare e non c'ha altra definizione. Si parla molto di agricoltura 4.0, ovvero di digitalizzazione, quindi droni, sensori, intelligenza artificiale, robotica, big data, tutte queste cose qua, che sono le grandi consumatrici di energia. Quindi mi viene un dubbio, insomma, sono veramente queste le soluzioni che aspettiamo per l'agricoltura? Certamente l'agricoltura che conosciamo oggi va cambiata, ha fatto molti danni all'ambiente, ma dobbiamo cercare di non trovare una soluzione peggiore di quella che ci ha portato fin qui. Il contadino non si chiama più contadino, si chiama imprenditore agricolo. E un imprenditore agricolo, per essere imprenditore, deve produrre non cibo e nutrimento, che era lo scopo fondamentale dell'agricoltura e della stanzialità dei nomadi che si sono fermati a coltivare, ma è semplicemente qualche cosa che deve produrre denaro. E per produrre denaro, come si fa? Molto semplicemente, facendo sì che il cibo sia il più pesante possibile. Quindi legare la produttività agricola al peso è lo scopo principale di tutta l'agricoltura moderna. E questo chiaramente si ottiene in una maniera molto semplice, unendo petrolio in gran quantità, in una quantità che se anche qui Leonardo ci vedesse veramente inorridirebbe, una quantità spropositata che è addirittura paragonabile, questi sono tra parentesi calcoli più ottimistici, che dicono che per produrre una chilocaloria alimentare occorre utilizzare 10 chilocalorie di idrocarburi, cioè significa utilizzare 10 unità di energia per produrne una. E finché noi continueremo a quantificare il valore economico del cibo in base al peso, tutta l'agricoltura continuerà a essere focalizzata sulla produzione del peso. E ovviamente insieme al peso, chiaramente non basta solo il petrolio, basta unirci acqua. Quindi la maggior parte del cibo fondamentalmente è generata da una quantità di petrolio e una gran quantità di acqua. Quindi se vedessimo il cibo che noi ci mangiamo per la dimensione degli elementi che sono stati inseriti al proprio interno, vedremo grondare di petrolio da una parte e schizzare acqua da tutte le altre parti. Tutto quello che invece serve a farci vivere bene, cioè quindi energeticamente, sali minerali, vitamine e quant'altro, sono elementi marginali. E questo assolutamente è qualcosa di inconcepibile. Le piante che sono alla base della nostra alimentazione crescono grazie all'energia solare e ai minerali che sono contenuti nel suolo. Solo che noi siamo riusciti a complicare le cose. Adesso senza energie esterne non riusciamo più ad ottenere i raccolti. Si può dire che lo abbiamo fatto, questo cambiamento lo abbiamo fatto perché volevamo sollevare i contadini dalla troppa fatica. Il risultato però è stato che abbiamo concentrato enormi ricchezze in poche mani e abbiamo ottenuto un cibo di
minore qualità. Oggi siamo così dipendenti dalle energie esterne prodotte dall'uomo che rischiamo la carestia esattamente come avveniva secoli fa. Quanto influisce l'agricoltura industriale nella crisi, nelle crisi che stiamo vivendo? Diciamo che è forse il maggiore imputato. Il fatto di misurarsi in questo tipo di attività, ti rendi conto che guardandoti in giro per i campi, cioè quello che sta avvenendo è veramente sconcertante. Quindi è un elemento che non può che diventare qualcosa che ci si ritorcerà contro. Il petrolio, hai detto una frase del genere ieri, il petrolio ci toglie l'intelligenza. Sì, semplifica, accorcia certi meccanismi per i quali prima il contadino non si limitava a utilizzare delle tecniche. Era un attento osservatore, guardava la natura, selezionava il tipo di piante, le cultivar con grande cura e grande amore, e noi attraverso l'introduzione del petrolio abbiamo perso 2/3 delle varietà agricole che l'uomo aveva sapientemente selezionato nei millenni. E questo è di una gravità incredibile, perché queste cose sono perse per sempre. Non le avremo mai più, e queste invece erano esattamente perfezionate e studiate per poter attecchire in un certo luogo che aveva magari certe caratteristiche come quelle che noi abbiamo qua, che sono la mancanza di acqua, un tessuto del terreno particolarmente calcareo, eccetera eccetera. Il cibo non è tutto uguale. La terra da cui proviene, le tecniche che sono state utilizzate per produrre ne cambiano profondamente la salubrità e le proprietà nutritive. Non è la dimensione del pasto che lo rende più nutriente. Questo pomodoro lo paghiamo in base al peso, ma se lo pagassimo in base alle sostanze nutritive che contiene? L'unica possibilità che noi abbiamo per cambiare questo tipo di condotta penso sia quella di cambiare la modalità con cui pagare il cibo. Cioè, se noi fossimo obbligati da una sorta di applicazioni diciamo congiunte che ci stimolano a pagare il cibo in funzione del valore nutrizionale, probabilmente chi si è concentrato e focalizzato esclusivamente sull'elemento del peso avrebbe la necessità di fare i conti veramente con le risorse naturali, quindi con la ricchezza del suolo, con il sole, con la sostanza organica che poi viene trasferita direttamente al cibo e che diventa il nostro alimento principale. L'agricoltura 4.0 può sì dare una mano, ma ci allontana ancora di più dai processi naturali e soprattutto ci richiede di consumare ancora più energia. Penso che ovviamente la tecnologia abbia una sua ripercussione positiva, ma sono un cultore della tecnologia sottrattiva, cioè togliere invece che aggiungere, e secondo me togliendo andiamo a evidenziare quello che appunto viene meglio conosciuto come il rasoio di Occam, che è il primo principio fondamentale del metodo scientifico, che ci dice che perché fare con più ciò che si può fare con meno. E questo secondo me dovrebbe essere un imperativo ogni qualvolta decidiamo di fare qualche cosa, ed è l'imperativo dell'efficienza energetica, quindi dello sfruttamento adeguato dell'energia, riducendo quanto più possibile il consumo prima di pensare in qualsiasi maniera a come poterlo produrre. Esistono già delle tecniche e degli approcci innovativi all'agricoltura. Possiamo utilizzare la permacultura, l'agricoltura organica e rigenerativa, l'agroecologia. I fondi pubblici potrebbero essere stanziati per chi rigenera i suoli attraverso queste tecniche, non soltanto per acquistare macchine energivore. Quindi tutta questa tecnologia in agricoltura ci salverà o no? Io vedo che chiaramente, vedendo anche il favoloso lavoro che tu fai con tutte, diciamo, le attente osservazioni, condivisioni di tutte le tue scoperte o di quello che fanno alcuni personaggi illuminati, chiaramente sono proprio il monumento emblematico di questa di cui stiamo parlando adesso. Quindi assolutamente togliere invece che aggiungere, e semplicemente questi mezzi sono quasi dei mostri, no? che in qualche maniera popolano le nostre campagne, quando invece vorremmo vedere tutt'altro panorama.
ed è necessario, come dice Alessandro, modificare i parametri con cui misuriamo il valore del cibo. Ringrazio Alessandro Ronca per queste riflessioni, vi invito ad andarlo a trovare nel suo parco per le energie rinnovabili in Umbria. Faremo un altro video per vedere le meravigliose soluzioni che lui ha trovato sui temi dell'energia. Intanto, qua sotto vi invito a mettere i vostri commenti e i vostri suggerimenti sui temi di questo video, ovvero sull'agricoltura 4.0. Alla prossima, ciao!